Qualche scorcio di cronaca delle due giornate di sciopero generale a Roma. L'epicentro è Piazza Colonna, anticamera di Montecitorio, e la celere la tiene d'occhio. Il diritto di sciopero è garantito dall'articolo 40 della Costituzione. Un articolo che corrisponde alla volontà della quasi totalità dei deputati alla Costituente. Del resto, l'arma dello sciopero era stata offerta al movimento dei lavoratori già all'inizio del secolo, nella fase della crescita della nazione dominata dalla grande figura di Giovanni Giolitti. La questione non è quella del godimento del diritto, è piuttosto quella delle modalità dello sciopero. Lo stesso capo del Partito Comunista, Togliatti, relatore in commissione, propone vincoli sia per i modi di proclamazione dell'astensione dal lavoro, sia per le trattative tra le parti, sia per la salvaguardia dei servizi essenziali per la popolazione.